Questa sera è una buona sera in prima persona. Mi chiamo Manuela Denti e sono un'infermiera, una caposala di un reparto Covid all'ospedale di Cremona. Ho cominciato a fare questo mestiere quasi 30 anni fa. Praticamente ero una bambina. Come si dice in questi casi, ho sentito la chiamata, non saprei come altro definirla. In questi anni ho conosciuto tutto, la gioia, il dolore, in tutte le loro forme. Ho visto malati in coma risvegliarsi quando sembrava impossibile e ragazzini aggrediti dall'AIDS spegnersi davanti agli occhi dei loro genitori. Credevo di essermi arrampicata su tutti i gradini della scala delle emozioni e invece a metà marzo ho incontrato Giorgio e ho scoperto che di gradini me ne mancava ancora uno. Giorgio ha 77 anni e una certezza, la sua vita è rosa, ma non rosa il colore, rosa sua moglie, l'unica donna della sua vita. Si sono sposati 50 anni fa, quando lui guidava le betoniere e lei cuciva abiti d'alta moda. Giorgio la chiamava la mia bambina. E il bello è che la chiama così anche adesso, dopo 50 anni. La mia bambina, me l'ha confessato lui. Quando è arrivata in ospedale, con la tosse, i sintomi del Covid, ci ha messo un attimo a conquistarci tutti, medici e infermieri. Mai un muso, sempre un grazie in tasca per tutti. I suoi compagni di stanza dicono che Giorgio sa fare cinema come nessun altro, che è un allegrone, con un solo timore, quello di aver infettato la sua bambina, come dice lui, che con le malattie ha già avuto tanti problemi. Il corpo di Giorgio ha reagito piuttosto bene alla crisi, alla polmonite, ma a cambiare è stato invece in maniera netta il suo umore, come se un giorno dopo l'altro gli montasse addosso una sensazione fisica e spirituale di prostrazione, di solitudine. A me diceva soltanto, io ho voglia di vedere la mia rosa. E metteva su un volto accigliato, malinconico, quasi offeso, prima di lasciarsi cadere esausto sul letto, come se avesse percorso un chilometro in salita. Qualche giorno fa una collega mi ha detto, ma lo sai che hanno ricoverato una rosa che di cognome si chiama proprio come il tuo paziente preferito? Era lei. Niente Covid, per fortuna, però alcuni vecchi problemi che erano ritornati a galla. Per un po' a Giorgio non l'ho detto, per non farlo agitare. Ma quando il coronavirus lo ha finalmente lasciato in pace, io e le mie colleghe abbiamo deciso di fargli una sorpresa. Abbiamo portato Giorgio in una stanza protetta, poi siamo andati a prendere Rosa, l'abbiamo messa su una sedia a rotelle con un pigiama azzurro e la mascherina, e dovreste vedere che bella faccia ha la Rosa. L'abbiamo nascosta dietro di noi e quando Giorgio ci ha guardati, stupito, ci siamo spostati ai lati come un sipario che si apre e lì in mezzo alla scena è rimasta solo lei, la Rosa. La faccia di Giorgio non me la scorderò finché campo. È stato come se all'improvviso il sangue gli fosse tornato in circolo a fiumi. Lì ho capito davvero cosa significa la frase scoppiare di felicità. Ecco, per dimenticarmi che stavo piangendo come una fontana, mi sono messa a scattare delle foto, queste che vedete qua. Li abbiamo lasciati da soli per 10 minuti e mentre chiudevo la porta ho sentito Giorgio che le diceva «Bambina mia, sei tutta la mia vita». Le foto le ho appese nella stanza delle infermiere, perché sapete, in questi giorni dannati la fatica ci schiaccia, ma un attimo prima che abbia la meglio su di noi, corriamo tutti a guardare il Giorgio che bacia la Rosa lì sulla parete e non possiamo fare a meno di dirci che ne vale la pena. Buonasera.